assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva su canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta su web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge numero 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima società, l'audizione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Professor Lorenzo Ornaghi. Professore, prima di darle la parola, io darei la parola però al Questore Colucci, che poi ha un impegno e deve lasciare la nostra audizione. Prego, prego Onorevole Colucci. Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Colleghi, ho seguito attraverso i verbali gli interventi, moltissimi interventi che vi sono stati sulla indagine conoscitiva per quanto riguarda l'applicazione della legge 2 del 9 gennaio. E mi cingo a fare un brevissimo intervento, lascerò poi, se mi consente, il Presidente alla Segreteria gli atti dell'intervento completo, anche perché ho chiesto di intervenire prima del Ministro per lasciare agli atti alcuni spunti di riflessione che ritengo utili per la discussione, in conseguenza delle numerose audizioni svolte finora che hanno portato ad una sola conclusione. La necessità è che in tempi rapidissimi siano azzerate le cariche di commissario, vicecommissario e direttore generale attualmente ricoperte all'interno della SIAE. Lo voglio dire con molta serenità, sapendo di essere interprete di un sentimento comune in Commissione, lo voglio dire proprio al Ministro Ornaghi, che stimo e con il quale condivido la comune appartenenza milanese, in quanto io sono adottivo a Milano, trapiantato a Milano dalla mia Puglia, e che ringrazio quindi sentitamente per intervenire oggi ai nostri lavori. Sintetizzo quindi di seguito le motivazioni a supporto della mia richiesta, chiedendo formalmente alla Presidenza della Commissione di consentire la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna di questa mia nota. Parto dall'alienazione degli immobili del Fondo Pensione SIAE e alienazione degli immobili della SIAE. La problematica della necessità di vendere gli immobili per fronteggiare le esigenze di liquidità del Fondo Pensione e per contenere gli investimenti immobiliari entro il limite del 20% del patrimonio immobiliare entro il 2012, termine peraltro soggetto a proroga in riferimento alla DM62/2007, riguardava esclusivamente il patrimonio del Fondo Pensione, non gli immobili di proprietà della SIAE. Non vi era alcuna ragione di dismettere in maniera repentina e pressoché clandestina anche gli immobili appartenenti ad un ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE, pur dopo la legge 2 del 2008, attraverso il loro trasferimento a fondi immobiliari appositamente costituiti. Ad oggi non sono chiari i costi delle operazioni immobiliari, comprese quelli fiscali, che resteranno definitivamente a carico della SIAE. La Commissione pretende un quadro riepilogativo, chiaro, completo ed esaustivo della reale necessità dell'operazione, così come congegnata, di tutti i soggetti coinvolti e di tutti i costi connessi con l'operazione, consulenze, commissioni varie, imposte, finanziamenti bancari, interessi, premi di assicurazione, spese comunque riferibili all'iniziativa in parola. La gestione commissariale, il direttore generale a cui dette richieste sono state rivolte dalla Commissione, non hanno dato risposte adeguate. Con il DPR 9 marzo 2011 è stato affidato al commissario e ai due subcommissari, tra l'altro, l'incarico di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale della società, nonché individuare le modifiche statutarie idonee a garantire la funzionalità dell'ente. Va premesso che non sussisteva alcuna necessità di risanamento finanziario dell'ente, considerate le rilevanti riserve patrimoniali e l'ingente costante liquidità a disposizione della società, oltre 600 milioni di euro, evidentemente non adeguatamente valutate dall'estensore del provvedimento di commissariamento.
Anche l'equilibrio economico risultava dai risultati di bilancio, pur con tutte le riserve derivanti dalla contrazione dei ricavi e dell'andamento declinante degli incassi in connessione con la crisi economica che ha investito il Paese e con le note difficoltà ad approcciare il mercato digitale. Nonostante l'assoluta libertà di azione della gestione commissariale del direttore generale, grazie alla mancanza degli organi ed organismi societari attraverso cui si esplicavano i poteri decisionali, sorveglianza e controllo della base associativa, nessun obiettivo sembra raggiunto a distanza di quasi 3 anni dall'insediamento del direttore generale e di quasi 1 anno e mezzo della nomina dei commissari. Nessuna iniziativa è stata assunta per garantire in maniera strutturale l'equilibrio economico della SIA, se non ricorrendo ad operazioni sulla ricchezza dell'ente già esistente, il patrimonio immobiliare, e creando artificiosamente plusvalenze contabili, ma con elevati costi reali, mentre nulla è stato fatto per quanto concerne lo sviluppo di nuove fonti di ricavi, tranne un fumoso e astratto piano strategico dal quale non risulta alcuna iniziativa programmata di concreta produzione di nuovi ricavi, ma solo la mera elencazione descrittiva di generiche e modeste opportunità da coltivare, tutte da verificare e comunque insuscettibili di tradursi in effetti credibili e consistenti proventi. Direttore generale e commissari si sono dimostrati palesemente non all'altezza dei loro compiti e vanno tempestivamente, a mio avviso, rimossi e sostituiti. Per quanto riguarda il fondo pensioni, è singolare che il direttore generale, a suo dire sempre così attento e pronto a rilevare le criticità della struttura aziendale, non si sia accorto né del presunto buco del fondo pensione né dell'asserita malagestio da parte degli amministratori e revisori del fondo, pur avendo affrontato la problematica fin dal suo insediamento insieme con il Consiglio di amministrazione della SIAE. Si chiede di conoscere se in occasione dell'approvazione del bilancio SIAE 2009 e giugno 2010 il generale si era accorto o meno del presunto buco e della mala gestione del fondo pensione. Per quanto riguarda i rapporti professionali con il subcommissario Scordino, si chiede, qui anche negli atti delle audizioni vi sono degli elementi di riflessione, si chiede di conoscere se risponde al vero che l'avvocato Scordino, prima della sua nomina subcommissario, sia stato legale di fiducia del direttore generale, di cui a più riprese ha curato l'interesse anche in sede predisposizione del contratto di lavoro con la SIAE. È quantomeno atipico che nella gestione di un ente pubblico uno dei responsabili della gestione, un subcommissario, sia illegale, retribuito del sottoposto direttore generale, con evidente confusione di ruoli e responsabilità. Per quanto riguarda alcuni rapporti di parentela e affinità tra subcommissari e amministratori della SGR o fondi immobiliari, si chiede di conoscere se esistano e quali siano eventuali relazioni di parentela e affinità tra i membri della gestione commissariale e i propri coniugi, e i responsabili della gestione dei fondi immobiliari costituiti dalla SIAE, ovvero dalla SGR, prescelta nell'operazione immobiliare oggetto di queste indagini. Per quanto riguarda l'assunzione di un sindacalista del Ministero dei Beni Culturali come dirigente presso la SIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ribadito anche recentemente l'incompatibilità di cui all'articolo 53,1 bis del disegno 165/2001 per un impiegato già esponente sindacale presso il MIBAC. Questo impiegato, inquadrato nella categoria di concetto presso il Ministero, è stato assunto dal direttore generale presso la SIAE addirittura come dirigente di vertice, pur versando nella situazione di incompatibilità stabilita dalla legge e deliberatamente ignorata dal direttore generale. Si chiede di conoscere quindi quali provvedimenti sono stati assunti in proposito. Per quanto riguarda la dichiarazione del direttore generale Blandini, rese alla Commissione, è non corrispondente al vero. Contrariamente a quanto dichiarato sulle modalità di scelta del Cerasoli, il direttore generale Blandini ha personalmente partecipato a tutte le riunioni
per la selezione dei candidati, come agevole verificare dai documenti sicuramente disponibili presso la società di cacciatori di teste, Molze Partner di Bologna, appositamente incaricata dal direttore generale, i cui rappresentanti potranno essere chiamati a testimoniare se il Brandini sia stato presente o meno al momento della valutazione e scelta del Cerasoli. Poiché il direttore generale fa riferimento a verbali firmati dal cosiddetto comitato che attesterebbero quanto da lui affermato, si chiede la produzione di tali verbali e di tutti gli atti del comitato. Resta inspiegabile il motivo per cui il direttore generale abbia dovuto fare ricorso ad una società di ricerca e selezione di manager con dispendio di tempi e di risorse per scoprire il Cerasoli impiegato di gruppo B ed esponente sindacale del Ministero dei Beni Culturali, ben conosciuto dal direttore generale per iniziative sindacali e scomode nei suoi confronti per vicende denunciate dai sindacati interni del Ministero come potenziale candidato addirittura dirigente responsabile. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. A differenza di quanto affermato, il direttore generale per varie assunzioni di personale non ha seguito le procedure previste. Da quanto sopraemerge un quadro di gravi responsabilità a carico di Brandini, che non ha esitato a rendere dichiarazione non rispondente al vero su aspetti oggetto di specifiche domande e approfondimenti di fronte a una commissione parlamentare, dando la netta impressione di depistare e confondere gli interlocutori con affermazioni che non trovano riscontro nei fatti. È sorprendente infine che la gestione commissariale ometta qualsiasi controllo e verifica dei comportamenti del direttore generale anche per ciò che attiene alle dichiarazioni di quest'ultimo rese alla Commissione. Chiedo quindi che gli organismi di vigilanza, in questo caso il Ministero Ornaghi, forniscano le risposte agli interrogativi sopra esposti e adottino conseguenziali provvedimenti nei confronti del direttore generale e della gestione commissariale della SAE, l'uno e gli altri del tutto inidoni a proseguire nello svolgimento delle loro funzioni. Presidente, le chiedo grazie, forse sono stato un po' lunghetto rispetto a quanto mi ero promesso, ma il tema è molto vasto e quindi consegnerò alla segreteria il mio intervento globale. Grazie. Bravo. Certo, onorevole Colucci, l'argomento è molto interessante. Noi ci stiamo applicando a questo medesimo argomento da molte sedute e sulla base della sua richiesta autorizzo la pubblicazione della nota che lei ha predisposto in allegato al resoconto nella seduta odierna. Onorevole De Biasi, prego. Grazie Presidente, mi scusi Ministro, ma dato che insomma è 3 mesi che stiamo lavorando a questa indagine conoscitiva, penso che sia giusto, anche in virtù delle affermazioni fatte dal collega Colucci, che peraltro riassumono sostanzialmente in modo anche pregevole, riassumono quanto ci è stato detto in questi mesi, penso che sia corretto dire anche a lei, comunicare che io ritengo che ormai l'indagine conoscitiva sia finita e che prima di prendere decisioni che peraltro spettano gli organi vigilanti, credo che sia giusto iniziare il percorso della commissione d'inchiesta per la quale la commissione all'unanimità ha firmato la proposta. All'unanimità. Quindi credo che sia un problema che riguarda sicuramente i vertici SIAE, ma credo che sia un problema che merita di essere approfondito. Non vorrei che tutto terminasse esclusivamente con la rimozione. Penso che si debba guardare dentro in modo molto profondo. Grazie. Allora, io darei finalmente la parola al Ministro, al Ministro Ornaghi, e naturalmente in riferimento a quanto ora annunciato dalla collega De Biasi, è chiaro che l'Ufficio di Presidenza deciderà in merito, peraltro ha già discusso e si è trovato a discutere in più occasioni. Prego. Ringrazio innanzitutto, saluto a ciascuno di voi, in modo particolare alla Presidente, con l'augurio di buon lavoro, visto che è la prima seduta a cui io partecipo con la nuova Presidente, quindi davvero un augurio. Premessa informale, prendendo atto della richiesta all'unanimità di avviare una commissione d'inchiesta, è informale la premessa, dopo leggo anche un testo. Certamente delle poche questioni che da decenni o da qualche mese giacciono sul tavolo del MIBAC, quella della SIAE è
fra le più complesse, faccio anch'io fatica a cogliere tutti i fili e direi ogni intervento mostra un filo nuovo di questa matassa, quindi è possibile che la commissione d'inchiesta permetta di avere un quadro sinottico più preciso e se mi consente, De Biase, sono alcune convergenze parlamentari unanime, quindi ne prendo atto. Le recenti vicende della SIAE passo il testo scritto, concentrate media e vicende appunto in Parlamento, anzi, un question time alla del Senato. Molto opportunamente questa fin dello scorso mese di febbraio sta svolgendo anche l'audizione dei vertici della SIAE, dei due subcomitati, anche delle categorie interessate. Ha trasmesso la bozza che venne sottoposta il 7 marzo 2012 all'esame delle amministrazioni vigilanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero per i beni e le attività culturali, anche se ricordo la redazione di questo statuto riportava a parecchio tempo fa. Siamo dunque, credo, tutti impegnati nel tenere osservate, monitorate, come si usa dire, le vicende di questo ente pubblico economico a base associativa retto dal diritto privato in base alla legge che lo riformò, che è la legge del 2008. Ebbene precisare che è bene ricordare che l'ente non riceve alcun contributo diretto a carico dell'erario, né compare nell'elenco ISTA degli enti inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. In questo senso la SIAE non pone un problema di spending review, piuttosto pone e ha posto, da qui credo le ragioni del suo commissariamento, un problema di efficienza della gestione, di miglior definizione della sua missione istituzionale, del suo assetto organizzativo in tutti gli aspetti, anche in quelli orora ricordati. La SIAE, questo suo carattere ancipite, pubblico e privato, il profilo privatistico di Sting richiederebbe l'esperienza della gestione, mentre in forza del suo rilievo pubblicistico, che attiene alla questione della tutela dei diritti degli autori, esigerebbe una garanzia di tipo genuinamente pubblicistico. Ciò anche in un'ottica solidale per non abbandonare le fasce più deboli o meno fortunate fra gli autori, in una condizione di difficoltà che inevitabilmente inciderebbero negativamente sulla effettività della tutela dello stesso diritto d'autore. La SIAE, osservo, presenta costi gestionali e di agenzia piuttosto alti che si scaricano sull'entità dell'aggio trattenuto sui diritti degli autori ed editori, la cui percentuale è ben superiore alla media praticata in Europa, ciò costituisce un ulteriore problema anziché fra i principali, nell'aver provocato, per dir così, dissidi, diverse valutazioni interne alla compagine associativa fino appunto al commissariamento. Sullo sfondo, non dobbiamo nascondercelo, si pone un dibattito più generale relativo alla possibile, da taluni prospettata e auspicata, privatizzazione e liberalizzazione di questo servizio in un'ottica tutta incentrata sull'aspetto, per dir così, di mercato o mercatorio. Un'ottica che ha fatto breccia anche nella nota vicenda del nuovo IMAIE, il quale rispetto alla SIAE presenta talune similitudini pur avendo obiettivi e mostrando differenze significative. Si tratta infatti dell'associazione di diritto privato prevista per legge dagli artisti, interpreti ed esecutori per la raccolta e distribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore. Delineati i termini essenziali, giuridico-formali, all'interno dei quali si colloca il tema delle recenti vicende, occorre prendere avvio dalle ragioni gestionali, organizzative e giuridiche che hanno condotto il precedente governo sul finire del 2010 a disporre il commissariamento che l'attuale governo ha prorogato di 6 mesi. Il commissariamento, richiesto nella sostanza e accettato da tutte le componenti interne della SIAE, è stato determinato, vi è ben noto, da una situazione di stallo in cui si era venuta a trovare la società nella seconda metà del 2010. La società non era più in grado di
proprio stato in grado di convocare l'Assemblea e approvare il nuovo bilancio preventivo. Il blocco era nato dal conflitto interno tra la componente, per dir così, i termini sono forse inappropriati ma sono precisi per alcuni aspetti, fra la componente più industriale, cioè quella costituita dagli associati con maggiore peso economico che in termini di contribuzione all'ente, la quale lamentava una scarsa rappresentanza negli organi sociali, e la componente più numerosa nell'assemblea degli altri associati rappresentativi della parte minore delle contribuzioni in termini percentuali. Sullo sfondo di questo conflitto vi erano talune difficoltà gestionali e di bilancio legate anche alla gestione del fondo pensioni della SIAE, che presentava un'eccessiva immobilizzazione del suo patrimonio, non in linea con la normativa del settore. Ciò mostrava la problematicità di un rapporto non adeguatamente definito e precisato con la SIAE, che negli anni precedenti aveva di fatto sempre erogato le liquidità necessarie a far fronte agli impegni previdenziali. In più, in questo già complicato contesto, si è innestata la rinegoziazione del contratto collettivo. Contratto collettivo che, secondo gli attuali amministratori, non è in linea con gli standard di efficienza imposti dalla difficile congiuntura economica. Il decreto di commissariamento del 9 marzo 2011 fornisce indicazioni chiare, ma forse ripetute, e assegna al commissario una duplice missione. La prima è il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale della società. Il secondo, puntualmente, l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE, ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi, fine della citazione. La gestione commissariale ha operato un anno ed è stata prorogata da questo governo con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, svolgendo, anche questo vi è noto, i compiti a titolo gratuito, decisione ultima della proroga. Essa, la gestione commissariale, ha evidentemente prodotto risultati introducendo elementi di risparmio e di efficienza. Qui corre l'obbligo, almeno a me, di ringraziare il commissario Rondi insieme con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. In particolare va ricordato come il commissariamento abbia, o si sia trovato subito di fronte, la questione relativa ai costi di produzione e abbia proceduto a una revisione dei contratti in essere in tutti i comparti dei lavoratori dell'ente. Nel luglio 2011 è stato rinnovato il contratto con i dirigenti della società. Nel dicembre 2011 si è giunti alla chiusura dei negoziati con la categoria dei mandatari, lavoratori autonomi responsabili delle minime unità territoriali in cui la SIAE è articolata. I due nuovi contratti hanno consentito alla SIAE di registrare un risparmio significativo. Resta da concludere la trattativa sindacale con il restante personale dipendente. A riguardo, un passo in avanti è dato dalla sottoscrizione, il 27 giugno, pochi giorni fa, di un protocollo d'intesa che prefigura la sottoscrizione breve di un nuovo contratto collettivo definitivo per quanto concerne i dipendenti della SIAE. Va altresì ricordato come il commissariamento abbia condotto la proposta di una soluzione contabile del rapporto creditorio con il fondo maggiormente aderente alla realtà, elaborando un complesso piano volto a ricondurre la gestione del fondo all'interno dei canoni imposti dalle relative leggi speciali. Per quanto attiene la percentuale massima di immobilizzazioni consentite nel patrimonio degli enti previdenziali. La gestione commissariale sembra dunque aver avviato la liquidazione, ha dunque avviato la liquidazione del patrimonio immobiliare del fondo, optando per una soluzione volta a dilazionare nel tempo le alienazioni allo scopo di massimizzare i profitti. Nel contempo, essendovi tra i mandati del decreto di commissariamento anche il compito di fare efficienza, la gestione commissariale ha proposto una forma di gestione più dinamica dello stesso patrimonio immobiliare della SIAE. Questa complessa operazione, e su questo punto ho già riferito
alle Camere relativa al fondo pensioni e al patrimonio immobiliare della stessa SIA è stata oggetto di critiche e di polemiche. Questa stessa Commissione ha già ricevuto tutte le informazioni richieste al riguardo. Come amministrazione vigilante, il Ministero non ha rilevato allo Stato elementi di criticità tali da inficiare la validità dell'operazione. Ci sono peraltro ancora profili che meritano di essere meglio chiariti e proprio a tal fine, d'intesa con la Presidenza con la quale si condivide la vigilanza, ho provveduto a richiedere ulteriori elementi conoscitivi e di giudizio, soprattutto relativi alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo di un tale complesso procedimento. Tuttavia, credo, non mi sembra si debba o possa essere rifiutato a priori, ferma restando la sostanziale autonomia, che pure va rispettata, delle scelte strategiche riservate a questo ente privato e pubblico. Infine informo che proprio ieri è stato trasmesso dalla SIAE, agli uffici del Ministero, la bozza di bilancio consuntivo 2011, la quale registra un utile di gestione pari a circa 900.000 euro. Tale bozza di bilancio attualmente allo studio degli uffici del Ministero, così come di quelli delle altre due amministrazioni vigilanti, Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Essa costituisce comunque, a mio giudizio, un punto di partenza e un significativo traguardo, partenza positivo e un significativo traguardo raggiunto dal Consiglio. Più rilevante e interessante della società. Su questo versante la gestione commissariale ha la riforma dello statuto, aspetto volto parte del decreto di commissariamento a introdurre il sistema del voto ponderato, che non so se fra parentesi è piuttosto complicato, ma per dare un peso maggiore agli associati che maggiormente contribuiscono al bilancio societario. Progetto complesso l'esame degli uffici tecnici del Ministero e della Presidenza per l'esercizio del potere approvativo di vigilanza. Più nel dettaglio, il commissario straordinario con due successive delibere, 7 marzo 2012 e 8 marzo 2012, ha provveduto all'approvazione dello statuto della SIAE allegato alle delibere stesse. Nella sua nota di trasmissione il direttore della SIAE ha osservato che, cito, lo schema di statuto adotta un sistema organizzativo moderno e sostanzialmente mutuato dagli assetti comunemente diffusi in aziende pubblico-private di grandi dimensioni. In tale ambito, continua la citazione, la scelta è ricaduta su un sistema di tipo dualistico che consente a un organo di sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza, di svolgere il ruolo di rappresentatività della base di indirizzo, della base associativa e di indirizzo, e a un organo tecnico, il Consiglio di Gestione, di seguire la gestione quotidiana della società, fine della lettera di accompagnamento, la citazione della lettera di accompagnamento. Ora, uno degli aspetti che gli uffici del MIB stanno approfondendo riguarda proprio questa impostazione, poiché, come abbastanza diffusamente rilevato, il modello dualistico ha trovato applicazione sì, ma applicazione non sempre del tutto soddisfacente nel contesto italiano, fatta qualche eccezione per le società pubbliche a livello locale e per gli istituti di credito venutisi a costituire a seguito di fusione. In particolare, non sembrerebbe in linea con i modelli organizzativi adottati da altri enti pubblici nazionali di grandi dimensioni. Tale modello duale per sua natura, tende ad attenuare il ruolo delle minoranze e più in generale attenua il rapporto fiduciario fra soci e gestori, a causa dell'impossibilità da parte dei soci stessi di intraprendere azioni dirette nei confronti dei gestori, se non attraverso la revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza, ossia dell'organo che presiede il controllo della gestione. Il duale, come sapete, è oggetto di grandi controversie, quindi si rovesciano anche qui. In tal senso si è anche espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Personalmente, ma è davvero soltanto una opinione che peraltro ritengo dovere di chiarezza e sincerità esprimere qui, personalmente non sono contrario in via pregiudiziale ai suddetti modelli duali,
anche se ritengo che debba essere la società stessa, considerati i suoi profili di peculiarità, a trovare in maniera autonoma la soluzione più appropriata e funzionale. Questione di più diretta competenza delle amministrazioni vigilanti è, invece, se sia più opportuno che tali amministrazioni restino fuori dagli organi di gestione specifici per esercitare in modo più forte e trasparente il dovere della vigilanza. In considerazione della rilevanza delle problematiche legate alla governance della società, che si intrecciano a quelle ancora aperte dell'approvazione del bilancio consuntivo 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha convocato una riunione di coordinamento con le altre amministrazioni vigilanti, formulando le proprie osservazioni in una nota tecnica diffusa il 18 aprile 2012. A seguito della prima riunione, svoltasi il 4 maggio 2012, per l'approfondimento dell'esame dello schema di nuovo statuto, si è ritenuto necessario invitare i vertici della SIAE, commissario, subcommissario e direttore generale, a un successivo incontro tenuto il 30 maggio 2012. In tale occasione sono state esposte le osservazioni delle autorità vigilanti in merito soprattutto alla tutela delle minoranze e alle prerogative dell'attività di vigilanza. In data 31 maggio, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso le predette osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato e si va dunque verso l'approvazione di questo documento contabile. Naturalmente su entrambe le tematiche, risanamento gestionale, con particolare riguardo al fondo pensioni, riforma dello statuto e, aggiungo, tutti gli ulteriori aspetti via via emersi da questa vostra indagine conoscitiva e ora poi alla base della richiesta di commissione d'inchiesta, attendo naturalmente con il massimo interesse le conclusioni a cui la commissione addiverrà e i suggerimenti e le indicazioni che, corrispondenti e funzionali a quella parte di vigilanza che svolge il Ministero, dovranno poi essere importanti per eventualmente ridisegnarla. Grazie. Grazie signor Ministro. Io direi apriamo gli interventi. Ho già iscritto l'onorevole Levi, poi ho visto. C'è un'inversione, scusi, onorevole De Biasi. Allora poi avrei anche Levi e Zazzera al momento. Ci sono altri colleghi che intendono intervenire? Prego, onorevole De Biasi. Grazie signor Ministro. Adesso mi riserverò anche di rileggere la memoria che lei ci ha lasciato, che è anche abbastanza complessa. Tuttavia ci sono alcuni elementi che mi preme dirle oggi a caldo, perché la preoccupazione relativa allo Statuto è molto grande. È molto grande e non è soltanto della sottoscritta o del Parlamento, ma è una preoccupazione che viene dal mondo stesso degli autori e degli editori. C'è un problema molto serio, che è stata innanzitutto una scarsa comunicazione, una scarsa informazione che non è stata fatta a larga parte delle associazioni che noi abbiamo udito. Quasi tutte hanno detto che non hanno avuto momenti di consultazione dello statuto, vero o no, comunque questo è quello che hanno dichiarato ed è presente all'interno delle memorie. In più questo statuto ha un tratto di innovazione molto complicato, perché io sono d'accordo con lei che c'è la dualità pubblicistico-privatistico, ma non si capisce in quale contesto, in quale missione della SIAE, nel senso che tutto il tema del diritto d'autore è completamente fermo, con quello che io considero un gravissimo errore che è stato fatto, l'ho detto pubblicamente, nel decreto sulle liberalizzazioni, e cioè di esaminare la materia del diritto connesso slegata dalla materia del diritto d'autore. Un errore molto grave che non so bene come il governo riuscirà a rimediare, poiché non esistono esempi in Europa di concorrenza di collecting del diritto connesso, perché è del tutto evidente che il diritto connesso, se viene sottoposto a concorrenza, rischia di essere utilizzato dall'utilizzatore al massimo ribasso e quindi a penalizzare gli stessi artisti che dovrebbe viceversa compensare. È stata fatta la liberalizzazione del nuovo EMAIE senza, le ripeto, un tavolo serio di confronto fra i diversi soggetti,
e io questa la ritengo un vulnus molto, molto grave, e nel contempo si è lasciata inalterata, come se niente fosse, la vicenda diritto d'autore e la vicenda SIAE. Mi preme dire che c'è bisogno di capire, quando si fa uno statuto, qual è l'approdo a cui si vuole arrivare, perché noi abbiamo assistito da audizioni qui, fra cui quella del dottor Masi, che è stata molto chiaro in materia e ha detto con grande chiarezza ciò che io temo sia sotteso a questo statuto. E cioè ha detto con grande chiarezza che bisogna privatizzare la collecting e fare un'authority del diritto d'autore. Rispettabilissima come posizione, gradiremmo poterne discutere e non trovarci con un altro decreto, ma insomma vorrei appunto discuterne. È evidente che quando si arriva a questa dualità, quella che lei ha chiamato dualità, e questa dualità si configura come non solo uno squilibrio fra autori ed editori, che già il primo punto rispetto ad altre società europee, diciamo, è un po' troppo forte lo sbilanciamento, ma in più all'interno dello statuto si sancisce in modo molto chiaro una differenza anche in seno agli autori, quindi c'è una duplice differenza, e io penso che sia corretto doverne parlare, perché al di là delle opinioni di ciascuno qui sono venuti diversi soggetti e hanno espresso tutti paradossalmente problemi reali, nel senso che tutti i problemi hanno un fondamento, non è che si tratta di schierarsi solo da una parte o dall'altra, si tratta però di trovare un punto di equilibrio che qui non c'è, perché l'unico criterio che c'è qui è quello del denaro. Allora, se cambia la natura della società, perché cambia la natura del percorso attraverso la natura del voto, e allora però cambia la società, e allora bisogna parlare della missione della società. Non si può cambiare la missione della società surrettiziamente attraverso uno statuto, francamente, Ministro, questo è proprio troppo, ecco. E rispecchia peraltro, io ritengo, però il modo di muoversi di questo gruppo dirigente della SIAE, su cui non dico assolutamente niente perché non è questa la sede oggi. Il terzo elemento, cerco di andare molto per punti, mi scuseranno i colleghi perché appunto il tempo non è molto. Le faccio un altro esempio, quello che riguarda il fondo di solidarietà, che è stato tema molto discusso. Noi abbiamo anche presentato ordini del giorno che il governo ha accolto come raccomandazioni. Non li ha accolto come raccomandazione. Altra cosa che io trovo un po' stravagante, nell'articolo 29, quello sul fondo di solidarietà, si mettono assieme pere e mele, nel senso che si dice che il fondo di solidarietà sono attività solidaristiche per gli autori. Quali autori pagano per queste attività solidaristiche? Però diventa sostanzialmente il sussidio per i poveri e gli indigenti. Allora, non si capisce quale configurazione si debba dare a quelli che mi pare nel bilancio siano grosso modo 87 o 90 milioni allo stato attuale, che servivano prima, come è vero in modo improprio, come una sorta di piccolo fondo pensione, ma è altrettanto vero che non è che si può eliminare uno strumento per di più pagato dagli autori e trasformarlo nel fondo indigenza, perché sono due cose molto diverse. E quindi qui si chiude il cerchio di quanto è stato fatto dal vertice SIAE ai primi dicembre dell'anno scorso, che con lettera hanno sconvocato, hanno deciso che veniva eliminato il fondo di solidarietà. Cosa complessa, perché c'è una peculiarità degli autori che non è paragonabile a un qualunque altro categoria di lavoratore. Cioè questi autori producono, poi dopodiché col tempo non vengono più, mi scusi, porca miseria, ecco, col tempo non vengono più eseguiti, i diritti vengono meno, c'è un livello di impoverimento effettivo, questo accantonamento poteva comunque servire ad una sussistenza dignitosa. Se non si può fare il fondo pensione con quei soldi lì, il fondo di solidarietà pensione, si trovi un altro sistema, ma non si può abolire un lavoro che peraltro è retribuito, uno strumento che peraltro è retribuito con i soldi degli autori. Terzo e ultimo punto è quello che riguarda i vigilanti e i vigilati, perché io sono d'accordo con lei, Ministro, cioè, non è, gli enti vigilanti eleggono
una parte del Consiglio di sorveglianza. Ma è un po' stravagante. È il Consiglio di sorveglianza che dovrebbe essere sorvegliato dagli enti vigilanti. E, insomma, mi sembra questo un punto, ma del resto è assieme al grande pasticcio per cui il direttore generale è anche il segretario del consiglio consultivo e può partecipare, può avere cariche e incarichi francamente anche che hanno a che fare con la sorveglianza dei conti. E anche questo è un po' stravagante, Ministro. Cioè qui ci sono una serie di articoli che sono molto pesanti. Allora bisogna che si distingua anche sul piano della governance quali sono le funzioni. Perché un direttore generale non è che contemporaneamente può essere segretario del Consiglio di sorveglianza, può essere segretario del Consiglio dei Conti. C'è qualcosa che non funziona, perché c'è una commistione, senza parlare, l'ultima cosa che voglio dire, senza trattare il fatto che comunque fra i revisori dei conti, oltre a quelli autorizzati, possono esserci figure anche di carattere universitario. Adesso niente da dire, però insomma la revisione dei conti è una cosa seria, no? Cioè non a caso in tutte le società i revisori dei conti devono avere uno status molto particolare. Se vogliamo farne una questione invece di chiacchiera diventa un altro ragionamento. In sostanza, Ministro, io sono molto preoccupata. Mi auguro che la Commissione possa arrivare a un punto serio, ma soprattutto sono preoccupata perché c'è l'incertezza sulla missione che riguarda i lavoratori, ma in questo caso riguarda un patrimonio culturale che sono gli autori e in parte anche ovviamente gli editori, sapendo che insomma se ci si consegna solo agli editori con uno squilibrio, lei capisce che si parla di multinazionali, si parla comunque di un cambiamento della natura dell'ente. Grazie. Darei la parola a Fazzera, perché chiederei di sostituirmi. Grazie Presidente. Il Ministro ha detto che la situazione della SIA è una situazione complessa. Io individuo e condivido, anche se fondamentalmente credo i due problemi, diciamo la SIAE abbia due grandi problemi, uno che riguarda il governo della SIAE e l'altro riguarda invece la SIAE in termini di regolamenti e di statuto, perché fondamentalmente su questo ha ragione, la SIAE si è fermata e si è bloccata per una contrapposizione interna tra autori ed editori all'interno dell'assemblea e tutta una serie di questioni. Quello che ne è venuto fuori, diciamo, da una bozza di statuto che lei ha ricevuto, diciamo, il Ministero ha ricevuto, diciamo, conosciuto, fa anche questa, diciamo, mancanza di comunicazione tra un ente vigilato dal Ministero, il cui anche Parlamento e questa Commissione esercita un'azione di controllo, non essere messi a conoscenza di una bozza di statuto e di un lavoro sullo statuto, io credo che sia una mancanza anche di rispetto nei confronti delle istituzioni. E arrivo alla questione che riguarda lo statuto, perché mi sembra di capire, lei ha fatto una relazione che disegna il quadro, in definitiva mi sembra di capire, non voglio interpretare il suo pensiero, che delle criticità ci sono, ma in fondo resta la fiducia nei confronti dell'attuale gruppo dirigente di gestione della SIAE. Il problema statuto è credo cruciale, perché voglio dire, pone una questione di rapporto tra non solo autore ed editore, ma anche come la SIAE deve stare sul mercato nel nostro Paese. E io dico anche rispetto ad altri Paesi, e su questo vorrei che il Ministro mi rispondesse, perché l'Italia diventerebbe un'anomalia nel sistema internazionale, cioè avrebbe una SIAE che stabilirebbe già a monte i rapporti di forza all'interno, mettendo di fatto gli editori, cioè col voto pesato e in principio a mio giudizio sbagliato, cioè il fatto di dire che voto peso di più perché porto di più, perché contribuisco di più,
Il rischio è che noi avremo una SIAE per due terzi fatta da editori e multinazionali, per un terzo fatta da autori. Caso unico in tutta Europa, perché i rapporti delle società che riguardano il diritto di autore negli altri paesi, il rapporto è invertito, due terzi e un terzo, e nelle migliori delle ipotesi gli editori hanno società a parte rispetto agli autori, garantendosi così la rappresentanza. Quindi io su questo credo che l'organo vigilante debba intervenire e chiarire che su questa strada noi prendiamo una strada sbagliata. Questione fondo di solidarietà, che mi sembra, non so se volontariamente abbia sorvolato sul problema. C'è una questione di comportamento, cioè l'organo dirigente amministrativo di questo ente, che pure è un ente di diritto privato e quindi, come giustamente ha fatto notare lei, non c'è soldo pubblico che venga perso all'interno di questo ente. Però è anche vero che questi organi che sono vigilati dal Ministero hanno un compito nella gestione di denaro non proprio, di denaro di altri, di denaro di soci. E si può pensare che da un giorno all'altro io, cittadino, che ho versato per il mio futuro il 4% del fondo di solidarietà, domani mi ritrovo chiusa la porta e praticamente perdendo il diritto e perdendo anche quel poco di gruzzolo che è stato messo e che spetterebbe a quel cittadino. Io credo che è necessario trovare delle soluzioni. Io non so se il fondo di solidarietà sia giusto o sia sbagliato, ma pensiamo a delle soluzioni possibili. Si è parlato di fondo di solidarietà atipico, si era pensato ad un emendamento all'interno del Parlamento, si è pensato anche ad un'azione legislativa, il Governo si faccia promotore in questo senso e dia una risposta. Altrimenti devo pensare che quei soldi vadano restituiti a chi li ha dati. Se si vuole togliere il fondo di solidarietà. Chiedo poi e faccio una domanda al Ministro, non ho sentito bene, ha parlato di bilanci, ma è stato consegnato il bilancio consuntivo del 2010 agli organi di vigilanza che dovrebbero certificarlo? Cioè è stato certificato dagli organi vigilanti il bilancio consuntivo del 2010? Sì. Perché voglio dire il 30 giugno arrivava il bilancio, perché fino a pochi giorni fa risultava ancora. Infine, operazione immobiliare. Da quello che mi risulta, quella operazione immobiliare, nel cui merito non entro, se ne è parlato sui giornali, probabilmente è aperta anche un'indagine di natura giudiziaria, quindi non entriamo nel merito. Però da quello che risulta anche dalla lettura e dagli interventi, dalla lettura degli atti e dagli interventi, questa trasmissione degli immobili era già previsto nella SIAE. Nel rapporto tra SIAE e Fondo Pensioni, la dismissione degli immobili nel tempo era già previsto, quindi era già prevista la trasformazione del patrimonio immobiliare in un altro fondo di natura pensionistica. Domanda, siamo sicuri che quel fondo immobiliare garantisca il fondo pensioni? E se domani il patrimonio immobiliare viene ceduto, quel fondo pensioni, per chi ha versato i soldi, avrà ancora copertura? Perché ho forti dubbi che poi avrà copertura. Nel momento in cui gli immobili vengono ceduti, viene meno la garanzia per il fondo assicurativo. E quindi probabilmente il rischio è che domani queste persone rischiano di trovarsi senza neppure il fondo pensioni. Chiudo. Perché io credo che poi l'organo vigilante abbia anche una funzione, che è quella di dare un segnale ai cittadini, e seppure non è un ordine e non è una necessità, io le faccio una domanda: se ritiene ancora possibile e prorogabile che al vertice di un ente vigilato dal Ministero possa esserci un direttore generale
sotto indagine per concorso in corruzione. Colleghi, per disciplinare i nostri lavori, io volevo... sull'ordine dei lavori, prego. Siccome giù in aula adesso c'è la sfiducia alla Fornero e noi abbiamo presentato, appunto siamo noi che abbiamo presentato la sfiducia, chiederei di chiudere questa assemblea perché mi interessa partecipare sia a questa e anche all'altra, visto che l'abbiamo... Sarei intervenuta su questo stesso punto, collega Goisis, perché l'aula non è ancora iniziata, quindi c'è la lettura verbale. Io volevo capire da voi una cosa però, colleghi e dal Ministro. Al momento io ho iscritto gli onorevoli Levi e Giulietti, non ho altri iscritti. Francamente non capisco l'animosità con cui Barbieri... Sto raccogliendo le iscrizioni e alla luce di queste iscrizioni siamo ovviamente costretti a trovare, a chiedere al Ministro di darci un'altra disponibilità per poter poi chiudere con il giro dei nostri interventi e con la replica del Ministro. Pertanto l'Aula non è ancora iniziata e quindi, se volete, diamo la parola all'onorevole Levi, così anche anticipiamo un po' i lavori, tanto non è ancora iniziata, inizierà fra qualche minuto e c'è la lettura del verbale. Dopodiché ci aggiorniamo e decideremo, concordandolo ovviamente. C'è già una disponibilità per il 18 luglio alle ore 14 del Ministro, quindi la... Presidente, sì? Sempre sul lavoro, io dico anche per rispetto all'onorevole Levi, siccome immagino che se non è cominciata, comincerà fra due minuti. Certo, se i gruppi concordano... La cosa peggiore sarebbe che l'onorevole Levi fosse costretto... Lo so che se noi avessimo concluso queste nostre lucubrazioni, l'onorevole Levi avrebbe già svolto il suo... intervento. Comunque io mi adeguo ai gruppi, sospendiamo la seduta in quanto ormai abbiamo esaurito il tempo assegnato e ci riaggiorniamo e rinviamo il seguito dell'audizione ad altra data, verosimilmente, a meno che il Ministro non volesse ringraziando già adesso, ma sembra quasi una battuta, però anche rispetto all'ultimo intervento, è vero che la frattura è fra editori e autori, però il tema è, e le ineguaglianze vere sono fra gli autori. Io quando facevo il lavoratore dell'intelletto, no? Quindi il giovane ricercatore, prendevo 500.000 quando un libro andava molto bene. Ovviamente quel mio diritto d'autore va comparato con gli eredi di Battisti, con Mina o con Zucchero. Ecco, questo poi è il tema, è giustissimo fare il discorso. È un argomento di riflessione importante questo, perché sennò, se consideriamo solo editori e autori... Grazie. Allora ci aggiorniamo ad altra seduta, verosimilmente, ripeto, il 18, verosimilmente no con il Ministro, ma abbiamo però ancora l'audizione del sottosegretario Peluffo, che potrebbe essere, oggi pomeriggio il sottosegretario Peluffo è con noi in commissione in sede referente sul decreto editoria, ma non svolgerà la sua audizione per la SEAE. Era in effetti data la scorsa settimana a causa della fiducia saltata, quindi adesso rivedere i nostri impegni. Grazie.